Tecla, sembri appena uscita da una zuffa. Va tutto bene? Per gli dèi, mi hanno derubata sulla strada da qui a Lincoln. Chi erano? Sei riuscita a vederli bene? Erano sassoni, ne sono sicura. Era una banda. Mi hanno preso 4 botti di birra e tutto il denaro che avevo. Il più grosso mi ha tirato giù da cavallo e mi ha sussurrato all'orecchio. Ha detto, di a Gutban di tornare a casa. Gutban? Significa forte braccio in sassone. Ne sei certa? È ciò che ha detto. Non è qualcuno di qui, vero? Non che io sappia. A me sta bene dare accoglienza a tutti, Eivor. Ma alcuni di questi sassoni li conosciamo appena. Devi chiedere in giro. Buona idea. Prenditi cura di te. Ci penserò io. Grazie, Eivor. Tarben, hai un momento? Mi chiedevo se... Io sono Gutban, Eivor. Significa forte braccio. Non il nome di un fornaio indifeso, no? Non è il nome di un fornaio, no. Come hai avuto questo nome? Prima di giungere qui, vivevo un'altra vita. Violenta e brutale. Ero parte di una banda di mercenari. Ero la loro arma. Giravo l'Inghilterra insieme a loro. Facevo tutto ciò che chiedevano. E mi chiedevano solo atti di violenza. Quando me ne andai, posai questa spada nell'erba e feci un voto. Giurai di non versare più una sola goccia di sangue. Di abbandonare ogni violenza. Di non uccidere mai più. Un'ardua promessa per un uomo duro. Forse, ma non per me. Non volevo altro che questa vita. Non sono mai stato così in pace. È tutta colpa mia. Sono io la causa di questi guai. Tocca a me rimediare. Tarben, chi ti minaccia sta minacciando il mio clan. Non lo permetterò. Sono uomini malvagi, Eivor. Non voglio che tu combatta le mie battaglie. Non mi hai sentito, Tarben. Se minacciano te, minacciano me. Andremo ad affrontarli, insieme. Molto bene. Vediamoci quando sarai pronto. Credo di sapere dove si trovano. Se vuoi affrontare i tuoi vecchi amici, partiamo quando vuoi. Bene. Ti farò strada. Voglio dirti che se dovesse finire male con la mia vecchia banda, posso cavarmela da solo. Tutto ciò che ti chiedo è di perdonarmi. Non c'è niente da perdonare. Li hai lasciati. Ti hanno seguito. Con l'ascia o a mani nude ti proteggerò a dovere. Stai vivendo la vita che desideri, vero? Ulubao, che piacere vederti. Prima che ci scoprano, dimmi cosa dovrei aspettarmi. Ci attaccheranno a prima vista. Non credo che andrà così, no. Niente del genere. Non sarebbe da Wilf. E lui è furbo. È piuttosto amabile quando lo incontri. Ti fa sentire suo amico. Uno di famiglia. Lo incontrai circa 10 anni fa e fu la prima persona ad accogliermi. A riconoscere che valevo qualcosa, mi disse che avevo un dono. Per l'intimidazione, la persuasione e la violenza. Vista la mia stazza e forza, sapeva come usarmi.
cosa vogliono da te ora? Che torni con loro. Che io sia esattamente come mi vogliono. Massiccio e mostruoso. Wilf e gli altri erano la mia unica famiglia. Ma era un affetto calcolato. Wilf ama solo ciò che possiede. Che cosa intendi fare? Non tornerò con loro. E non voglio altro sangue sulla coscienza. Per il resto non saprei dire. Chissà cosa avranno in mente. Fermiamo. Quella casa. Credo che siano lì. All'inizio non ti colpirà molto, Eivor. Ma sta attento. Non prendere Wilf e i suoi modi affascinanti alla leggera. È una vera serpe. Ho già incontrato molte vipere travestite da ammaliatori. Lo so. Era un avvertimento. Ora entriamo. Gutban, ragazzo, per tutti i fulmini hai avuto il messaggio e hai portato un amico. E tu chi saresti, danese? Una sua preda? Sono Eivor, e tu hai derubato una donna del mio clan. È inaccettabile. Lo so, ne sono desolato. Ma di a Tecla, vero? Di a Tecla che la sua birra è tra le più buone che abbia bevuto. Io ho chiuso con te, Wilf. Ma noi non abbiamo chiuso con te. Ti abbiamo dato un rifugio, provviste, birra e ricchezze. Ti abbiamo reso ciò che sei. Per quanto avete fatto, lui vi ha ricambiati con il sudore. Non è così? Sei molto focoso, mi piace. Ma questo accordo era già concluso prima che la vostra gente approdasse qui. Ma se vuoi salvare l'onore di Tarben, sarò felice di aiutarti. C'è solo un piccolo prezzo da pagare. Alcuni giorni fa i soldati hanno confiscato le mie merci, diciamo così. Hanno tentato di confiscare anche me, ma sono fuggito. Se ci tieni tanto, potresti recuperare i miei averi e riportarmeli. Fallo e il tuo onore è salvo. Ma... non posso. Mi ero ripromesso di farla finita con questa vita. Ma... se servirà a riabilitare Tarben, ti riporteremo ogni cosa. Dove sono questi soldati? Accampati a ovest, non lontano. Un battaglione di soldati boriosi ed esaltati. Li riconoscerai dall'odore. Aspettaci qui. Torneremo prima che ti spunti un altro paio di corna. Dio sia con te, Eivor. Ce l'hai fatta? Sì. Riportiamo tutto a Wilf. Io non me la sarei cavata così bene. Sono questi i lavori di cui ti occupavi con Wilf e la sua banda di furfanti? Rapine come questa? Oh, facevamo ben altro. Rubavamo ai poveri, uccidevamo gli innocenti, ingannavamo gli stolti. Eravamo degli animali, Eivor. Potevamo dirci ignobili nei giorni migliori.
e abbietti in quelli peggiori. Oh, oh, sono ritornati! Abbiamo le tue cose. Splendido, splendido, posatele qui. Il registro. Certo, onorerò il patto, per Dio. La gente non ha più fiducia oggi. Beh, sono tempi molto bui. Molto bene. Ora siamo a posto? Sì. Sei libero di andartene da qui e di essere Tarben il triste fornaio per il resto dei tuoi giorni. Ma tu, Eivor, se la vita sedentaria dovesse stancarti, un ladro come te ci sarebbe molto utile. Pensaci bene. Tarben, sei soddisfatto? Sì. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Temevo il peggio quando ho sentito il mio vecchio nome, Woodban. Non accadeva da anni. Rievoca in me ricordi orribili. Immagino. Come sei finito in quella banda? Quando mia madre morì, cercai una famiglia. Wilf me la diede. Si prese cura di me. Mi accolse e mi disse chi ero. Chi potevo essere. Ma ora quel tempo è passato per me. Voi del clan mi accettate per quello che sono. E mi avete fatto il dono più grande. La pace. Molti uomini sono pacifici perché non conoscono la tempesta. Ma tu l'hai superata e sei sopravvissuto. È una cosa rara. Significa molto. Grazie. Ah, è bello essere di nuovo a casa. Sempre che io abbia ancora il diritto di chiamarla in questo modo. Tarben, nonostante tutto sei il benvenuto qui. E non ci devi niente se non il tuo impegno. Grazie. Ricambierò con ottime pagnotte fresche. Non c'è problema.
Ma rimane un frammento del tuo passato. Certo, il registro. Gettalo. Cancella il passato. Con piacere.